Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il raccatafilm per voi. Prima di iniziare ci tenevo a salutare Giulia del canale Giuliol, vi lascio il link del suo canale sotto in descrizione, che si è cimentata in un video tag. In sostanza, quali sono i film che ti rappresentano? Allora ho preso spunto da questo video tag per realizzare finalmente l'analisi di uno dei miei film preferiti in assoluto. Sì, avete capito bene. Aspetta che muovo un attimino la telecamera, la alzo un po' più. In alto potete vedere il poster, sì, è uno dei miei film preferiti in assoluto. Two households, both alike in dignity, in fair Verona, where we lay our scene. Romeo e Giulietta, Montecchi e Capuleti, Amore e Morte. Il più famoso dei testi shakespeariani, un emblema universale di amore assoluto e tragico. Qui viene reinterpretato, è un concerto perfetto di tempi e opposizioni, e nella tragedia delle opposizioni anche l'autorealità del regista Baz Luhrmann è duplice, insieme respingente e affascinante. Mastica cinema, genere recitazioni, con una sequenza d'apertura che strizza l'occhio allo spaghetti western, fino a sfociare nel gangster movie per poi arrivare a West Side Story. Perché questa versione di Romeo e Giulietta altri non è che un melodramma, un'opera pop eccessiva, sfrenata, un musical mancato, una lunga serie di videoclip trasmessi in TV che però nel loro insieme marchiano a fuoco chi guarda questo spettacolo roboante, kitsch, ultrapatinato, qualcosa di mai visto prima. Insomma, Baz Luhrmann, non ci sono dubbi, ha avuto il coraggio, il talento necessari per dare un volto nuovo, moderno, alla più famosa storia d'amore. Le due famiglie nemiche dei Montecchi e Capuleti vivono a Verona Beach, Sud America al giorno d'oggi, e ricordano dei clan mafiosi. Girano sempre armati i ragazzi appartenenti alle due famiglie e le loro sparatorie non fanno che mettere in continuo pericolo la gente del luogo. Esibiscono i simboli della religione cattolica in modo esasperato e fin troppo appariscente, dalle camicie che ritraggono il volto e il corpo di Gesù Cristo alle raffigurazioni della Madonna sulle pistole, per non parlare degli enormi crocifissi che fanno assomigliare le stanze più a lussuosi sepolcri che a camere di abitazioni. D'altronde il fanatismo religioso è sempre stato causa di odio. E ciò che l'opera di Shakespeare e ovviamente anche il film di Luhrmann vogliono condannare è l'odio. Una condanna che riesce a colpire nel segno poiché lo spettatore arriva a disprezzare in prima persona i capifamiglia Montecchi e Capuleti e il loro odio, causa della morte dei due giovani protagonisti del film e di conseguenza della loro storia d'amore. Al giorno d'oggi è difficile immaginare due persone che provino amore vero in pochi istanti e che solo dopo pochi giorni di conoscenza arrivino a preferire la morte a un'esistenza priva dell'oggetto del loro amore. Eppure in pochi riescono a sfuggire al fascino della storia di Romeo e Giulietta. Questo film è arrivato persino a ridefinire completamente il mio carattere. E per me la donna non è un mero oggetto da sfruttare, ma anzi una reliquia da conservare e trattare con cura. Dopo questo film, questo è sempre stato il mio punto di vista e mi sono sempre comportato allo stesso modo nelle mie relazioni sentimentali. Insomma, interpreto la parte di DiCaprio. Luhrmann decide di far conoscere i nostri innamorati ad una festa in maschera e la scena che li vede insieme per la prima volta è in assoluto una perla del genere romantico. Lui indossa una maschera da cavaliere, lei una veste bianca con le ali da angelo. Entrambi stanno osservando i pesci in un acquario quando i loro sguardi si incrociano. Da una parte all'altra del vetro, sotto le note di Kissing You di Désirée. Subito dopo il bacio in ascensore e più tardi, a fine serata, la dichiarazione d'amore in piscina. Insomma, è poesia, perfezione stilistica, romanticismo che non ti aspetti, che ti incanta e ti segnerà a vita. Nonostante l'ambientazione moderna, Baz Luhrmann ha scelto di utilizzare i dialoghi originali nel suo film. Una scelta interessante quanto complessa da attuare. Difficile immaginare i due ragazzi nell'era della TV, degli SMS, del più fra due nomi, pronunciare frasi come "se io profano con la mia mano indegna questo santuario è un peccato gentile". Eppure Baz Luhrmann ci è riuscito. I dialoghi sarebbero potuti risultare paradossali, fuori contesto, freddi, e invece non si avverte nessun distacco con le ambientazioni. È ovvio che non stiamo assistendo a una situazione realistica. Il regista vuole che lo spettatore si renda conto che si sta seguendo una storia narrata su un palcoscenico, in questo caso la televisione. Quelle parole sanno di favole, contribuiscono a rapire lo spettatore, escono fluide dalle labbra dei due giovani innamorati, naturali. Quasi che quei sentimenti non si possano esprimere in altro modo se non con quel linguaggio inusuale. Certo, il merito va anche ai due protagonisti, non avremmo potuto desiderare interpretazioni migliori come quelle regalateci da Leonardo DiCaprio e la mia prima cotta cinematografica, ovvero Claire Danes. Padroneggiano il testo shakespeariano senza alcuna difficoltà e riescono ad emozionare con un singolo sguardo.
I meravigliosi occhi della Dance passano dalla curiosità alla rabbia, dalla gioia penetrante al dolore lacerante. Quelli di DiCaprio invece sono lo specchio della forza e della debolezza di Romeo, del suo ardore, della sua rabbia, della sua serenità e purezza d'animo. Questi due attori che sembrano così piccoli, indifesi, bambini fino all'altro ieri, impreparati alla vorticosa realtà che li circonda. Ma questo per restituire ai teenager degli anni 90 un archetipo d'amore romantico, impossibile, necessario alla crescita. E ci sono cascato pure io. Romeo più Giulietta è un film che travolge, emoziona dall'inizio alla fine in modi diversi. Difficile trattenersi dal ridere di fronte alla maschera di Mercuzio, anche tener testa ad un Luciferino Tebalto, interpretato da uno spettacolare John Leguizamo che mi ha sempre terrorizzato a morte, così come è quasi impossibile frenare le lacrime nel vedere il dolore dei due protagonisti e il loro addio reso ancora più straziante nella versione cinematografica, poiché Baz Luhrmann fa svegliare Giulietta nell'istante in cui Romeo ingoia il veleno per un ultimo tragico sguardo. Nonostante la storia sia conosciuta da tutti, nonostante il finale sia stato annunciato nelle prime frasi del film, proprio come nella tragedia di Shakespeare, figli di quei nemici senza via d'uscita, due innamorati segnati dalle stelle si tolgono la vita. Ma lo spettatore comunque soffre ogni istante insieme ai due giovani, quasi sperando in un lieto fine che mai arriverà. Perché comunque si sa, DiCaprio nei film sentimentali viene sempre accoppato. Ebbene sì, qui Antonio Cianci, Raccatafilm ha finito con l'analisi del suo film preferito in assoluto. Per opinioni, pareri, critiche al film, confrontiamoci qui sotto nei commenti, vi aspetto. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!